Ultima giornata di Lega Basket, la City Castavellino affronta la Dolomiti Energia Trentino. Sfida importantissima in chiave quarto posto. Difatti la Dolomiti Energia deve provare a ribaltare i 12 punti inflitti dalla City Cast all'andata per provare a scavalcare gli Irpini in classifica. Primo quarto che parte equilibratissimo, con entrambi le squadre che alzano i ritmi offensivi con ottime percentuali. Difatti la City Cast tira con oltre il 75% da due punti. Buona la prestazione di Desmin Wells nei primi 5 minuti di gioco con 6 punti a referto. Dall'altra parte Dominic Sutton porta la Dolomiti sul 19 pari a fine primo periodo di gioco. Partenza a rilento per la City Castavellino nel secondo periodo di gioco, con la Dolomiti che scappa sul primo massimo vantaggio sul 30-25 grazie al solito Dominic Sutton e grazie anche alla tripla di Joao Gomez. Per Avellino il solito Desmin Wells prova a tirare la carretta avanti, coadiuvato anche dal lavoro di Ariel Figlio e compagni. Il primo tempo dunque termina sul punteggio di 36-37 a favore degli ospiti. Avellino prova a rientrare in uscita dagli spogliatoi con le giocate di Kirill Fisenko e Thomas Scrub, ma dall'altra parte uno straordinario Toto Forrai mette a referto ben 8 punti nel solo terzo quarto di gioco. La Dolomiti è ancora avanti per 49-45. Negli ultimi 2 minuti di gioco Avellino prova a ricucire il gap di svantaggio, ma il punteggio dice 54-57 con 10 minuti da giocare sul cronometro. Nell'ultimo periodo di gioco le squadre sembrano equivalersi fino agli ultimi istanti di gioco. Negli ultimi 3 minuti però uno straordinario Martin Lunen mette a referto uno dei canestri più decisivi della partita. Trento prova a scavalcare la City Castavellino, ma non riesce nell'impresa, con un quarto quarto da dimenticare, con un parziale che dice 24-17 a favore della City Castavellino. Il tabellone sulla Serena segna il 78-74, che equivale la qualificazione al quarto posto nella griglia playoff, con il vantaggio campo nelle prime 2 gare casalinghe per la City Castavellino. Per Trento non bastano i 20 punti di Dominic Sutton e 18 di Toto Forrai. Dall'altra parte ottima prestazione di Desmin Wells con 18 punti, 8 rimbalzi e 6 falli subiti. Andiamo a sentire ora i due coach in sala stampa.
Buonasera. Credo che quattro giorni, quello che sono, prima della gara 1 dei playoff, bisogna anche analizzare le partite in quell'ottica. Noi abbiamo avuto un buonissimo impatto, abbiamo giocato nel complesso una buona partita per prepararci a questa serie, abbiamo provato a ribaltare la differenza canestri, a vincere, abbiamo fatto quello che dovevamo. Siamo andati nel primo tempo un paio di volte in vantaggio di 5-6 punti giocando il pallone, forse lì abbiamo o qualche volta cercato il tirone per andare subito avanti, ma peccando un filo di fretta, che non velocità, perché noi siamo una squadra che comunque si esprime in quel modo, quindi non è poco, possiamo cambiare testa improvvisamente, però un pochino di fretta. E la seconda volta dovevamo aggiustare qualcosina in difesa. Primo tempo. Questo secondo me non ha portato a magari, sai, andare nell'intervallo con quei 5, 6, 7 punti che si potevano costruire. Nel secondo tempo abbiamo fatto qualche errore di troppo da quel punto di vista e onestamente su un mix di situazioni che sono ovviamente la squadra avversaria, perché noi dobbiamo creare le condizioni per avvicinarci partita per partita alla forza di Avellino, che indubbiamente è lunga, forte, profonda, e insomma per noi sono grattacapi. Qui dobbiamo cercare di ridurre queste distanze partita per partita. Per cui nel secondo tempo, dovendo parlare anche di piccole cose, il fatto che ci sia una differenza di assist, quindi di assistenza per i compagni, e l'1 su 13 da 3 punti, ovviamente non ti permette di aprire troppo il campo per giocare qualcosina che noi poi siamo in grado di giocare quando succede questo. Quindi dobbiamo analizzare questi due momenti. Il cappello a questa cosa è ovviamente la forza della squadra avversaria, però quella la sappiamo, è immensa, è grande, per noi è tosta, e per cui direi che torniamo in albergo col primo mattone e stiamo qui tutti una settimana, così ci conosciamo bene e cerchiamo di costruire gara 1 dei playoff. Ci sono domande? Shields sull'entrata ha preso una pacca, doppia pacca, tripla pacca, ginocchio, parquet, canestro, quindi non poteva giocare, non è rientrato, però il fatto che stia camminando sulle sue gambe, insomma, vedremo queste cose qui, è presto dare immediatamente un parere, ci pensano i medici, i fisioterapisti, ci lavoriamo questi giorni. L'unica cosa che vi posso dire è che non ha potuto giocare il secondo tempo. Non è un problema di non averlo rischiato, ecco, non poteva giocare. Quanto può valere in vista dei questa partita e quanto può è tanto, per noi siamo una squadra tosta, che non molla, abituata a soffrire, compatta, unita, e ripeto, io nell'analisi tecnica, come quella che dicevo del primo tempo o nel secondo, non è che voglio dire che sono errori o cose, perché noi abbiamo un certo stile di gioco, certi tiri ce li prendiamo, certe situazioni le abbiamo bene in testa e le usiamo. Domenica sono andate un po' di più, oggi di meno, speriamo domenica prossima di più. Quindi non dobbiamo cambiare, dobbiamo essere solo attenti per quelle che sono le nostre corde. E noi sul più 6, sul più 7, prima, o nel secondo tempo, quando abbiamo aperto il campo, dovevamo avere quel passaggio in più che probabilmente ci avrebbe aiutato a mantenerci e a mantenere una partita ancora più aperta, perché, permettetemi, almeno quello, è stata aperta la partita, fino all'ultimo. Undersize, come l'anno scorso, però alla fine il rimbalzo alla gamba non deve nessuno, 13 rimbalzi offensivi. Certo, abbiamo propensione come squadra, abbiamo giocatori portati a questo, abbiamo sistema portato a questo, abbiamo situazioni offensive portate a questo, cioè a rimbalzo in attacco. Ci andiamo, l'essere undersize che è quello che noi... Beh, intanto abbiamo girato a 40 punti, finito il campionato, credo che sia un successo veramente grande per il terzo anno consecutivo, e vince 20 partite su 30, credo che sia veramente una percentuale molto alta, e questo comunque
da merito a tutta la società, al lavoro fatto da tutti. Il secondo punto è chiaro che forse ci eravamo un po' abituati con la Coppa, ma un pochino l'occhio sulla differenza punti si metteva, perché c'erano 11 punti da difendere, c'erano due risultati buoni su tre per poter giocare la partita in casa. Siamo stati bravi nel vincerla, una partita che è la partita contro Trento, cioè grande pressione, grande fisicità, anticipi, uno contro uno difensivo dal palleggio loro eccezionale. Noi ci abbiamo messo un po' per capire, ogni tanto abbiamo girato a vuoto volendo giocare un po' più di palleggio che di passaggio, sbagliando questa cosa, però credo che alla fine abbiamo fatto alla fine una buona gara, con anche una discreta distribuzione del minutaggio tranne un po' Martigliune, anche se pensavo che Zadini avesse giocato più di tre minuti nei primi due quarti, non so se è una mia impressione o un errore della statistica, però abbiamo conservato il quarto posto, abbiamo fatto un'altra vittoria, adesso si tira una riga e si parte con una battaglia con Trento. Ciao Mau. Sappiamo che loro sono una squadra molto forte, l'abbiamo visto stasera, non c'è spazio per chi non combatte, non c'è spazio per chi non alza i gomiti, non c'è spazio per chi non fa dei tuffi e soprattutto per chi gioca in maniera così un po' disattenta, usufruendo troppo del palleggio. Però oggi è stato un buon test, sappiamo che questa è una squadra che veniva da 7 vittorie consecutive e non è un caso, e hanno una fisicità nettamente al di sopra della media. Faccio complimenti ai ragazzi per la stagione, la regular season, adesso ci prepariamo per i playoff. Questa partita può aiutare te, anche i giocatori, a capire come devono interpretare la gara dal punto di vista del ritmo, perché tante volte hai chiesto alla squadra pazienza, tu correggimi se sbaglio. Poi. No, giustissimo, bravissimo, è proprio la cosa che mi ha particolarmente, non mi è la parola, dico infastidito, ma non è infastidito, proprio cercare di trasmettere una gestione del ritmo e dei passaggi migliori sotto ogni aspetto. E a differenza del primo e quarto, hanno fatto quei quattro contropiedi dove loro tre volte hanno fatto delle bombe negli angoli con i tiratori, ci siamo copiato mai in transizione difensiva. La gestione del ritmo è importantissima, però la gestione del ritmo parte da no palle perse e no rimbalzi d'attacco lasciati. Fatto questo, la cosa che più chiedevo era che se non c'era il contropiede primario volevo eseguire dei giochi e non giocare una transizione in movimento come abbiamo fatto ogni tanto nell'andare avanti su ribaltamenti senza un'idea. Invece bisogna giocare, bisogna eseguire, bisogna fare dei blocchi, bisogna fare dei cambiamenti di lato e mettere la palla dentro, metterla fuori, insomma, bisogna giocare per la canestro in maniera molto, molto più ordinata e molto più chiara. Pino, le cifre ovviamente non mentono, soprattutto nella palla canestro, 5 uomini in doppia cifra con Presenco vicino, quando giochiamo di collettivo non ce ne fa nessuno, l'ha detto tutto il campionato. Sì, hai ragione, oggi che se no non diciamo mai, però poi io sono sempre particolarmente severo con lui. Oggi bisogna dire che Dezza ha fatto una gran partita, l'ha fatta a livello realizzativo, ma l'ha fatta anche a livello di corpo, di muscoli, di confronto sia con Sutton che con gli altri. È chiaro che se tutti ci danno qualcosa è tutto molto più facile, ecco. Bisogna aggiustare un po' qualche rotazione, soprattutto a livello di tenere in campo con un impatto maggiore. Con loro è una squadra che non puoi concedere niente, quindi
più giocatori vengono coinvolti e più giocatori sono presenti, e più è la chiave della partita. Poi ci sei un po' sofferto sotto tutto canestro, e ti chiedo, senza voler caricare, diciamo, il giocatore di eccessive aspettative, ma quanto un giocatore come Auda vi può dare nella gestione, diciamo, del pitturato in questa serie? So che è